Stare al passo coi tempi nell'era della tecnologia spinta non è più una scelta facoltativa se non si vuole rimanere ai margini della moderna società dell'informazione e della conoscenza. Il rischio è di essere tagliati dai processi di crescita sociale ed economica di un territorio o addirittura, dicono gli esperti, di non poter esercitare pienamente i propri diritti di cittadinanza. Ad Andria, nel comitato del notaio Sabino Zinni, candidato al consiglio regionale nella lista Emiliano Sindaco di Puglia, ci si interroga sulle possibilità del digitale di rivoluzionare i vecchi concetti di partecipazione e di informazione dei cittadini. Lo sfruttamento dei dati aperti, spiegano, comunemente chiamati open data, permetterebbe ad una pubblica amministrazione di rendere più trasparente il proprio operato, consentendo ai cittadini di partecipare direttamente ai processi decisionali. Tutti noi produciamo in maniera consapevole o inconsapevole dei dati. Il dato, se non viene utilizzato, non è utile. Open data, o appunto i dati aperti, significa che questi dati vengono rilasciati in maniera tale che qualsiasi persona possa utilizzarli interrogandoli, incrociandoli. Ciò significa che per esempio le pubbliche amministrazioni dispongono di una mole ingentissima di dati legati a vari settori. Questi dati, in quanto open, possono essere utilizzati anche per creare delle app anche a pagamento, quindi anche idee di impresa. Io Stato, dispongo di questi dati, li rilascio, tu impresa con una nuova idea riesci ad incrociarli, ad interrogarli e quindi puoi creare l'app sui parcheggi, l'app sul consumo energetico. Si sente parlare sempre più spesso di smart cities, le città intelligenti che sanno sfruttare le nuove tecnologie digitali per migliorare l'erogazione dei servizi collettivi. Concetti ancora poco familiari per gran parte delle città pugliesi, afferma Sabino Zinni, ma la politica dovrà impegnarsi anche per colmare queste lacune. Un nostro concittadino, giovane, 32enne, 33enne, ha scritto un articolo bellissimo sulla Smart City che è stata impiantata nella città di Santander. Rifiuti collocati nella maniera più intelligente possibile, semaforizzazione intelligente, parcheggi dati in tempo reale come notizie di dove parcheggiare, quando parcheggiare, come farlo. Cioè una tecnologia eccezionale, se messa a servizio dell'uomo, un'opportunità stratosferica, straordinaria, se ben usata. E la politica ha un ruolo decisivo in tutto questo, perché anziché guardare al proprio ombelico, anziché essere completamente autoreferenziale, dovrebbe aprire spazi e dare modo alle nuove generazioni per un uso intelligente e per un uso fattivo e a servizio della comunità di queste tecnologie.